Rieccoci a Sfumature Verdiane, siamo arrivati all'ultima puntata di Nabucco. Diamo finalmente spazio agli interpreti. Quindi chiederei direttamente al nostro baritono Vladimir Stoyanov come affronta il ruolo di Nabucco, cosa pensa quando interpreta Nabucco e soprattutto come può un artista calibrare la propria voce durante un'intera opera. Perché il ruolo di Nabucco noi sappiamo che è molto sfaccettato. Passa dall'ira alla clemenza di Dio e quindi questo per la voce comporta degli effetti diversi da fare. Come li risolve Vladimir Stoyanov? Come pensa Vladimir Stoyanov questo ruolo? Come affronto il personaggio di Nabucco da baritono? È sempre una bella sfida, sempre una cosa molto piacevole e molto difficile. Dobbiamo essere molto prudenti. Io, per esempio, cerco sempre di contenermi emotivamente e vocalmente in una linea, molto precisa. Cerco di tenere la mia voce più compatta possibile durante l'opera, perché il pericolo si nasconde nel fatto che la prima scena di Nabucco è molto marziale, molto militare, lui è conquistatore, lui è un personaggio molto forte. Quando entra nel tempio e comincia a saccheggiare, le sue frasi sono molto molto forti e lì sempre c'è il pericolo di allargare la voce. La mia paura più grande è di allargare la voce durante tutta l'opera. Ecco perché sto attento di tenere la voce molto compatta in tutti i registri, dal basso verso l'alto, perché tutti i cantanti sappiamo che quando allarghiamo la voce nel centro e nel registro basso, l'acuto viene molto più difficile, a volte quasi impossibile. Questo è un aspetto particolarmente importante per me quando affronto il personaggio di Nabucco. Sono presenti, diciamo, tre blocchi quando Nabucco canta da solo, senza coro. Il primo momento, questa è la scena del fulmine, quando lui viene fulminato. E inizia la romanza Chi mi toglie il regio scettro. Lì sto molto attento anche scenicamente perché i movimenti non devono essere mai molto bruschi, oppure bisogna fare finta di fare i movimenti bruschi quando lui cade per terra. Ogni movimento fisico in palcoscenico diventa pericoloso per la produzione dei suoni. Il fiato diventa più debole, l'aria si alza e disturba ovviamente l'apparato che produce i suoni, cioè la laringe, la parte alta dell'apparato, dello strumento. E sappiamo, noi artisti sappiamo molto bene che uno sforzo maggiore fisico diventa pericoloso per la sonorità e per la qualità dei suoni prodotti sul registro più acuto. Come si dice, dobbiamo stare attenti di non bucare le gomme durante l'opera perché dopo arrivano i momenti molto più importanti, impegnativi vocalmente. La seconda sfida molto grande è il duetto con Abigail. Abigail è un personaggio molto forte, molto, molto carismatico. Nabucco deve dare una battaglia al soprano in questo momento perché lì si scontrano due personalità fortissime, sia scenicamente che vocalmente. È una gara di canto praticamente. Fraseggio deve essere molto legato, molto bello, bel canto. Le frasi sono scritte sul passaggio e tutti i cantanti sanno che significa cantare sul passaggio. La voce deve essere molto fresca, molto, molto flessibile. Le corde devono essere molto libere, molto flessibili per poter affrontare questo trasferimento dal basso verso l'alto. L'acuto deve essere molto squillante, molto brillante. Anche lì
la voce va tenuta in un modo molto compatto, molto, molto naturale, senza allargare troppo il centro e dare più importanza al registro acuto, dove l'acuto deve essere brillante e molto squillante per poter passare l'orchestra. L'orchestra in certi momenti è molto presente, molto forte, e lì è il segreto di poter portare questo peso vocale dal basso verso l'alto. Anche la bemolle finale del duetto è abbastanza pesante, perché arriva dopo 20 minuti di canto molto intenso, e noi baritoni siamo ossessionati dalla bemolle finale, e questa è la nostra caratteristica, la nostra mania. Bisogna fare questa nota molto bene per concludere una parte musicale molto importante. E poi ovviamente la parte più, diciamo, più importante, più bella per me in questa opera è l'aria Dio di Giuda, tutta la scena, l'aria e poi Cabaletta, che sappiamo molto bene si trova alla fine dell'opera. Ecco perché la voce deve essere fresca, deve essere condotta in un modo molto prudente per poter dare tutta la bellezza e freschezza alla fine dell'opera, che è un compito non facile. Dobbiamo soffocare i nostri impulsi emotivi durante l'opera per poter risparmiare la freschezza della voce e dare il massimo alla fine dell'opera. Dio di Giuda è una delle arie più belle scritte da Giuseppe Verdi per baritono, a mio parere. La difficoltà si nasconde nel fatto che dopo tutti i momenti di grande esplosione emotiva e vocale arriva un momento di preghiera, sempre sul passaggio, sempre sull'acuto, sul registro acuto, sempre scivolando dal re mi bemolle, mi naturale nel registro acuto, quando un cantante deve dimostrare la sua capacità tecnica e musicale di far vivere il personaggio. In certi momenti il Nabucco quasi piange, però io cerco di non andare oltre il limite del bel canto, di non andare verso il verismo, che a volte capita molto spesso quando non siamo capaci di fare una nota, un passaggio nel modo belcantista, di farlo più verista, cioè più esclamato, più parlato, che secondo me non è giusto.
momento dove il cantante dovrebbe dimostrare il bel canto. E poi la fase molto importante di poter unire il concetto del regista, il concetto del direttore d'orchestra e gestire questi tre concetti, cantante, direttore d'orchestra e regista, in un punto, unico punto, e poter dare la vita al personaggio. Noi sappiamo che il regista arriva con le sue idee, il direttore d'orchestra ha le sue idee musicali molto chiare, l'artista ha delle sue idee e noi dobbiamo essere capaci. Io cerco di essere ad altezza ad unire questi tre punti in un punto solo che conduce il personaggio in avanti. Ma ovviamente questo non è valido solo per Nabucco, è valido per tutte le opere verdiane, che hanno una costruzione molto precisa e molto, molto logica. È molto difficile, è molto eccitante pensare a queste cose durante la costruzione di un personaggio. Costruire un personaggio è una cosa magica, un'alchimia che quando riusciamo a portare in avanti in un modo prudente dà risultati molto alti e molto, molto convincenti. Ecco perché dobbiamo dare molta importanza ad ogni dettaglio in questo percorso, in quest'opera. E quando vediamo il risultato, la reazione del pubblico, ovviamente, la felicità è indescrivibile. È sempre una sfida che continua, non finisce mai. Bene, ora abbiamo realmente finito il nostro percorso con Nabucco. Vi invito a lasciare un like sotto il post, a condividerlo e a seguire la mia pagina.